Monica Bellucci, 60 anni tra pochissimo, reduce da un tour per lo spettacolo Maria Callas, Lettere e Memorie, ha raccontato a Repubblica come consideri la sua vita cosmopolita. A settembre Monica Bellucci compirà 60 anni, e li festeggia con una vita sempre più ricca, carriera stabile, fama internazionale, due figlie, Deva e Leonie, avute da Vincent Cassel nel 2004 e nel 2010, una relazione in corso col regista Tim Burton, che l'ha voluta nel nuovo Beetlejuice, al cinema dal 6 settembre. Repubblica le ha posto delle domande sulla sua vita, ma soprattutto della sua esistenza trascorsa tra Italia ed estero, specialmente Francia. Monica si sente davvero cittadina del mondo? Monica Bellucci. Non appartengo a nessun paese. Suggestionata dallo spettacolo teatrale che dal 2019 al 2023 ha portato in tour, Maria Callas, Lettere e Memorie, dove ha raccontato la vita della soprano Maria Callas, 1923-1977, Monica Bellucci sente di avere qualcosa in comune con lei, non appartenere a nessun paese. Parentesi quadra aperta punto parentesi quadra chiusa. Questo sentimento io lo conosco bene. Sono italiana ma abito a Parigi. Quando risiedo in Francia resto una straniera, e se torno in Italia riaffiora qualcosa di distante. Un'eco lontana della quale però ha visceralmente bisogno. Non avere radici mi fa sentire più libera, a tratti persa. Alla fine per partorire le mie figlie, Deva e Leonie, ho fatto come le tartarughe, sono tornata al mio luogo di origine. Monica, che abbiamo di recente visto al cinema in Diabolik Chi sei, ha sentito molto vicina Maria Callas nell'impegno che l'ha dedicato, una pioniera dell'indipendenza femminile. Ha voluto divorziare in un momento in cui il divorzio non era contemplato. Ha affrontato la vita con il cuore. Tutto torna. Ci troviamo in un momento storico in cui le donne, nella società, hanno meno paura della propria voce, e lottano con i denti. Di Callas mi mancherà il suo essere bambina. E a proposito di bambini, Bellucci sa con certezza cosa avrebbe fatto, se non avesse scelto la sua carriera di modella e attrice, i bambini mi sono molto cari. Dopo giurisprudenza probabilmente mi sarei occupata di problemi infantili.